Riguarda qualità del sonno, il fitness chiaramente va a monitorare le calorie bruciate, i passi, la distanza percorsa. Questo in realtà è un prodotto che al momento pare che in Italia verrà venduto in bundle con gli smartphone, quindi aggiungendo insomma qualche euro in più riesci anche ad avere il tracker. Per quanto invece riguarda il mondo dei bambini, hanno realizzato questo smartwatch che era stato annunciato a Barcellona, però in Italia arriverà solo ora perché integrando una SIM chiaramente hanno dovuto cercare l'operatore che li supportasse nella vendita. È uno smartwatch per bambini, sicuramente all'interno c'è il GPS, quindi ha la possibilità tramite app di localizzare il bambino e di tracciare una sorta di linea di confine dello spazio sicuro, quindi che può essere la distanza tra casa e l'asilo, casa e la scuola o altro. Se il bambino si allontana, esce da quella zona sicura, tra virgolette, che tu hai definito, ti arriva una sorta di allarme. Lo smartwatch può, in realtà un orologio, non chiamiamolo smartwatch, perdonami, può registrare fino a 10 numeri e sono i numeri che lui può chiamare e che rispondono tramite questo speaker in caso di bisogno, di sicurezza o quant'altro, e che possono chiamare l'orologio, quindi in caso di bisogno entrambi possono parlare l'uno con l'altro. Sempre nel mondo dei tracker c'è questo dispositivo che in realtà servirà per tutto quello che è il mondo dei pets, quindi se vuoi agganciarlo al guinzaglio del tuo gatto, del tuo cane, piuttosto che alla valigia. Anche questo integra una SIM, anche questo chiaramente localizzabile. E poi arriviamo nel mondo degli smartwatch. Questo è Move Time, è un orologio, diciamo, è l'evoluzione del watch che avevano annunciato 2 anni fa, se non sbaglio, che ho avuto molta fortuna perché anche su Amazon hanno terminato tutti i pezzi che avevano. Era uno smartwatch che era stato presentato a 1.29, era uno dei primi compatibili sia con iOS che con Android. Questo racchiude le stesse caratteristiche, migliora nel lato del design perché il cinturino in questo caso è universale e può essere integrato con altre, in vari colori, anche come puoi vedere lì, poi puoi scegliere se è estate, il fluo piuttosto che qualcosa di più elegante, più serioso. Ecco, questo aggiunge lo speaker, quindi c'è uno speaker tramite cui puoi rispondere o eventualmente effettuare chiamate, chiaro, brevi, perché poi, e ci sono alcune funzionalità che possono essere utilizzate hands free, quindi se sto correndo e voglio andare alla canzone successiva, sto suonando la musica, voglio andare alla canzone successiva, ho la possibilità di muovere il polso, se lo muovo in avanti lui andrà alla canzone avanti, se lo muovo indietro lui andrà alla canzone indietro. Invece con un solo tap, per esempio, posso avviare la fotocamera, quindi avvio la fotocamera del mio smartphone e scatto le varie cose. Il pricing ancora non lo sappiamo, però arriverà sicuramente entro la fine dell'anno e il posizionamento pensiamo sia lo stesso, insomma, che ha avuto Watch, quindi entro i 150 euro, massimo 200.